Ancora assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura torniamo a parlare di coloro che sono stati truffati, e o almeno così secondo le accuse, dalla Venice Investment con il trader portoghese Fabio Gagliatto. Perché? Perché con le ultime notizie che hanno... in cui si è scoperto che il 16 febbraio, tra pochi giorni, ci sarà comunque l'udienza in tribunale, molti hanno ribadito, insomma hanno capito, che l'unico modo forse per recuperare del denaro è quello di presentare una querela. E proprio in queste ultime ore, se non ne sono arrivate davvero molte, un po' da tutto il nord-est, sentiamo allora che cosa è emerso. E tra l'altro si scopre che molti dei truffati ora sono in cura da un psicoterapeuta. C'è chi ha investito l'eredità, chi ha consegnato nelle mani di Fabio Gagliatto rilevanti risarcimenti incassati dopo una causa di lavoro o un incidente stradale. Ci sono famiglie con bambini piccoli che hanno consegnato i pochi risparmi e adesso devono farsi aiutare dai parenti. E ci sono i risparmiatori che, per superare lo tsunami originato dalla Venice Investment Group, sono stati costretti a rivolgersi a un psicoterapeuta. È un lungo elenco di casi disperati quello con l'avvocato Luca Pavanetto ha consegnato alla procura di Pordenone. Alle vittime, spiega il legale di San Donà, continua a ripetere di abbandonare lo psicologo e di affidarsi alla tutela giudiziaria. Eppure sono in tanti che hanno creduto fino all'ultimo che Gagliatto sarebbe uscito indenne dall'inchiesta sulla mega truffa del Forex. La conferma arriva dal fatto che dopo la notizia della fissazione dell'udienza preliminare per il 16 febbraio, numerosi risparmiatori sono usciti allo scoperto e si sono rivolti per la prima volta a uno studio legale. Adesso che comincia il processo, spiega Pavanetto, hanno capito che soltanto la magistratura può aiutarli. I risparmiatori che hanno deciso di costituirsi parte civile sono concentrati tra Pordenone, San Vito Tagliamento, Aviano, Fiume Veneto, Zoppola, Porto Gruaro, San Donà, Concordia Sagittaria, Caorle, Fossalta di Porto Gruaro, Udine, Latisana, Palmanova e San Daniele del Friuli. C'è poi uno zoccolo tra Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Montebelluna e Vittorio Veneto. E c'è anche qualche padovano. Ci sono dei napoletani e una ventina di triestini. Nel sistema Gagliatto sono incappati grazie al tantam dei primi investitori. Del resto la Venice all'inizio ha restituito 28 milioni di euro tra rendimenti e capitale investito. Il trader di Porto Gruaro, carismatico e dotato di una grande capacità di persuasione, è riuscito a intercettare, come sottolinea Pavanetto, gli ultimi risparmi del Veneto. Chi si è allontanato dal Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza si è inconsapevolmente affidato allo schema Ponzi di Gagliatto, convinto che il trader, che viaggiava con auto lussuose, passava il weekend a Lignano, viaggiava all'estero e aveva una compagna con borse e vestiti firmati, avrebbe fatto fruttare i suoi soldi. Ci sono famiglie intere, padre, madre e figli, che hanno perso tutto e ci sono aziende che hanno bruciato oltre 300.000 euro nel falso mercato valutario della Venice. Risparmiatori che hanno messo 30, 50, 100.000 euro. Alcuni si sono spinti oltre 160.000, 190.000, 237.000 fino al tennista professionista che ha investito 520.000 euro. Adesso si colpevolizzano, non si danno pace e vanno dallo psicoterapeuta per superare la mazzata. Ora andiamo in provincia di Udine a Codroipo perché ci sono dei ragazzi della prima media che si sono impegnati nella organizzazione, pensate, amministrativa della regione. Sentite che cosa è emerso. Assessore Roberti, se potesse cambiare o migliorare qualcosa, cosa cambierebbe o farebbe di nuovo? Beh, intanto di nuovo ritornerei qui ancora altre mille volte perché è stata una mattinata splendida con questi ragazzi che si sono messi a disposizione per affrontare un tema sicuramente non semplice come quello della riforma degli enti locali. L'hanno fatto con gli occhi dei bambini, ma forse proprio per questo l'hanno fatto veramente con uno spirito autentico e genuino, senza pregiudizi, senza piccoli battibecchi che ogni tanto ci sono tra territori, quindi sicuramente è stata un'esperienza dal mio punto di vista esaltante che ripeterei 100 volte e davvero l'abbraccio che ho ricevuto da questi ragazzi è stato fantastico. I ragazzi dimostrano di avere una percezione del Friuli Venezia Giulia come di una terra geograficamente ma anche culturalmente molto ricca. Sì, hanno proposto cinque differenti ricette per una suddivisione territoriale come riforma dei prossimi enti locali, quindi una suddivisione in province o cantoni o come vorremmo chiamarle, in base alla geografia, alla morfologia del territorio, ma anche altre proposte inerenti alla tipologia di economia del territorio, quindi penso per aree turistiche o per altri sistemi di tipo economico. Quindi sicuramente sono delle proposte molto strutturate, quindi complimenti oltre a loro vanno ovviamente anche gli insegnanti che li hanno seguiti in questo periodo. Professore Sazzanello, com'è nata l'idea di far affrontare a dei ragazzi di prima un tema così complesso come l'organizzazione amministrativa del Friuli Venezia Giulia?
Sì, nasce dalla fantasia di ragazzi curiosi che si sentono cittadini dell'Europa, e di Europa in prima normalmente alle medie si parla, di Europa fisica, ma che hanno bisogno per il futuro di un'identità ben precisa, per cui le radici nella propria regione credo che sia bene studiarle. Per cui abbiamo collegato, noi siamo parte di un istituto comprensivo, la prima media si collega, si dice nel mio mestiere, in curriculum verticale con quello che hanno fatto alla scuola primaria. Ci siamo collegati alle regioni che loro già avevano studiato partendo dalle nostre radici. E in parallelo abbiamo affrontato sia l'aspetto dell'Europa fisica, lo stiamo ancora affrontando, sia un approfondimento su quello che accade in questo momento nella nostra regione. Ed è nata una cosa che nel mio mestiere si chiama prova autentica, un collegamento tra il dentro e il fuori la scuola. Ora andiamo a Trieste, dove è stata inaugurata la mostra sull'aviazione dei caccia italiani, sarà appunto aperta fino a fine mese prossimo, del mese di febbraio. È grande soddisfazione questo, poter ospitare questa mostra che ho avuto modo di inaugurare già quando è stata allestita a Udine. Su quello che è una ricchezza del nostro territorio, mostra la passione di tanti ricercatori che hanno voluto attraverso una pubblicazione, attraverso questa mostra, rendere omaggio, onore agli albori di quella che è stata la caccia aerea del Regno d'Italia e prima e poi della nostra Repubblica. Ha avuto i natali poco nella nostra regione, poco distante dalla città di Udine, in comune di Pasian di Prato, dove tra l'altro è ancora in quella località ci sono attività di aviazione, non può che renderci orgogliosi, perché è vero che è stata una storia fatta principalmente da uomini che erano al di sopra di quelle che sono le capacità umane singole, no? Se immaginiamo che l'eroe per eccellenza dell'arma aeronautica del nostro paese, che Francesco Baracca, è stato il comandante, comunque è stato uno dei cacciatori di Santa Caterina insieme ad altri eroi, poi insieme anche a tutto quello che ha rappresentato, oltre il pilota, anche chi si confrontava con questi strumenti che erano molte volte anche essi ai primordi, voglio dal punto di vista della tecnica, dal punto di vista erano fatti di legno, di tela. Quello che mi ha lasciato un po' così meravigliato è che la selezione dei piloti era su candidatura, cioè uno si candidava, voleva fare il pilota, uno era magari un cavalleggero, l'altro era un mitragliere, uno era un fante, così come è successo che alcuni eroi non fossero neanche ufficiali ma si fossero candidati per ardimento e anche, voglio dire, con quel senso un po' di marinateriana memoria futuristico, lanciarsi verso questo nuovo strumento che era l'aereo, che aveva prima funzioni di cognizione, prima di avere poi funzioni anche di offesa e di difesa, cose veramente straordinarie. In quel momento bisognava partire, e per partire c'è sicuramente un aspetto romantico, ma c'è soprattutto una cosa che voglio mettere in evidenza, che queste persone avevano un sogno e hanno perseguito questo sogno fino ad arrivare alle tecnologie più moderne, fino ad arrivare a quello che conosciamo oggi. Il grande successo di questa mostra consista fondamentalmente in due elementi. Il primo è che questo messaggio è stato portato ai giovani, e i giovani hanno colto questo elemento. Bisogna avere il coraggio di osare, e se non si ha il coraggio di osare, queste cose non nascono e non diventano quelle che sono. L'abitudine più grande sia stata quella di onorare i 100 anni della fine della guerra mondiale, di una guerra vinta soprattutto in nome e per conto della patria, per quello che oggi noi siamo. L'abbiamo fatto portando un messaggio concreto alle nuove generazioni, che oggi possono soprattutto sapere che i sogni possono diventare realtà. E quindi vi ringrazio per questa cosa. I cacciatori di Santa Caterina per me è stata prima di tutto una scoperta di trovare veramente in questa terra quelle che sono state poi le radici dell'arma azzurra. Un dato, lo stemma dell'aeronautica del 1971 riporta tre squadriglie, tre delle quattro squadriglie che sono riportate sullo stemma hanno parato da Santa Caterina, una, il Grifo Rosso, è la squadriglia degli Assi, la 91esima squadriglia, la squadriglia di Francesco Baracca, la squadriglia che, ad esempio, Francesco Baracca nel suo simbolo
il Cavaliere Lampante sarà poi successivamente donato a Enzo Ferrari, ed è il Cavaliere Lampante che vediamo tutt'oggi nello stemma della Ferrari. Quindi rischiavano giornalmente chiaramente la vita, però nelle foto si vede tranquillità, si vede anche gogliardia, ed è un po', diciamo, nello spirito anche nostro dell'aeronautica militare, questo unire il pericolo, se vogliamo dire pericolo, con anche il momento di gogliardia. Grazie. Ora parliamo di ITS, un punto di partenza per la regione, per un'Accademia della Creatività, ribadisce l'assessore Rosolen. Stiamo parlando di moda e allora scopriamo che cosa emerge appunto nella regione. Assessore Rosolen, è sempre convinto il supporto dell'amministrazione regionale a ITS? È convinto dal punto di vista turistico e culturale per le ricadute importanti che ITS ha dal giorno in cui ha iniziato il suo percorso in questa città, ma è convinto anche dal punto di vista dell'istruzione e formazione, perché riteniamo che eccellenze come queste ed esperienze come queste devono essere il terreno di lancio anche per i nuovi e gli originali talenti. Assolutamente positiva anche la novità della nuova sede di ITS. È importante la nuova sede, è importante salvaguardare un patrimonio importante che ITS ha e che rende questa città, per una cosa ulteriore, unica a livello europeo. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Come sempre vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media 24. Grazie a voi tutti e buon proseguimento con la nostra rete. Alla prossima.